Allora, per BC Sport e qui BC Sport è da poco finita la quinta tappa, siamo col CT, Daniele Bennati. Daniele, intanto ti vedevamo parlare con Milan, cosa vi siete detti? Perché Jonathan non ha voluto parlare, probabilmente era anche stanco insomma oggi, e ricordiamolo comunque secondo, eh. Ma sicuramente era dispiaciuto, come siamo dispiaciuti tutti, non averlo potuto vedere fare il bis, no? in questo Giro d'Italia. Sarebbe stato già un bel traguardo, due volate, due vittorie, sarebbe stato probabilmente un record per un corridore giovane come lui alla prima partecipazione al Giro d'Italia. Però insomma abbiamo parlato un po' di come è andata la volata, è chiaro che abbiamo visto tutti che è stata una volata molto caotica per data dalle condizioni meteorologiche, l'asfalto molto, molto viscido, e mi ha detto che quando si è alzato sui pedali più volte gli è andata via la ruota, quindi ha perso anche un po' di aderenza, un po' di confidenza, e credo che se fosse stato asciutto avrebbe potuto superare anche oggi Groves, però insomma con i se e con i ma non si va da nessuna parte, però il segnale è veramente ottimo. Senti, te l'aspettavi la sua vittoria dell'altro giorno? Ma sicuramente è stata una bella sorpresa, ma pensavamo e pensavo che potesse fare sicuramente bene in questo Giro d'Italia, ma che potesse vincere già alla prima volata era abbastanza, no, era come dire un sogno, ma per lui lo stesso è stato un sogno. Però siamo tutti contenti, insomma, per l'Italia, per i nostri colori è sempre molto importante, soprattutto in questo momento, avere dei giovani importanti come lui. Senti, molti lo paragonano, pensando al passato, anche a Guido Buontempi. A te chi ricorda Jonathan Milan? Ma non lo so, forse Guidone Buontempi andava anche, sicuramente avrà tutto il tempo per migliorare sotto tanti punti di vista. Jonathan non è assolutamente fermo in salita, anzi si difende molto bene, dovrà sicuramente migliorare per completarsi come corridore. Penso credo che Buontempi andasse anche parecchio forte in salita in tante occasioni, quindi diciamo che sarebbe importante che non assomigliasse a nessuno, che possa magari in qualche modo differenziarsi da tutti gli altri. Senti, ultima domanda ti chiedo di Vincenzo Albanese, un corridore che in questi giorni si è messo tanto in mostra. Cosa gli manca secondo te per cercare questa tappa al Giro, che ormai la sta sfiorando da tanto insomma? Ma che deve continuare a crederci, deve continuare così, probabilmente deve avere anche un po' più di fortuna, deve cercare di magari trovare una fuga giusta anche un po' più avanti nella seconda, la terza settimana. Però è un corridore che può anche vincere rimanendo in salita con 20-30 corridori, e poi è anche abbastanza veloce. Quando la strada tira un po' in su ha dimostrato che è molto competitivo, e è migliorato tantissimo in salita, e questo sicuramente gli permette di rimanere davanti spesso, è chiaro, non nelle salite quelle vere, però spero che possiamo vederlo presto alla vittoria. Perfetto, grazie Daniele e buon giro. Grazie a voi.